C'è Paolo De Marchi sulla questione sanità, servizi e web. Invito per restare possibilmente entro i 10 minuti. Sì, io mi concentro sulla sanità perché sarebbe troppo lungo parlare di tutto il welfare, no? Per quel poco di welfare che in Italia esiste. E parto sulla sanità perché della sanità ci interessa a tutti, tutti siamo interessati ad avere una sanità pubblica, egualitaria, universalistica, che sia uguale per tutti, cosa che non è. Parto da un esempio concreto, tanto per entrare nel merito. Io sono di Monselice, a Monselice c'è un ospedale, un ospedale per acuti a Schiavonia. Fa parte dell'azienda 6 che riguarda tutta la provincia di Padova, gli ospedali di Padova, gli ospedali di Cittadella, di Campo San Piero e appunto di Monselice e Piove di Sacco. A Monselice c'è un reparto di radiologia, ha 6 ambulatori per le ecografie, quindi ci sono 6 ambulatori con gli impianti, con le macchine per l'ecografia, e ci sono 2 altri laboratori che hanno l'impianto diciamo le macchine per la TAC e per i raggi, quindi sono investiti in quel reparto milioni e milioni di soldi in impianti molto sofisticati e moderni. Gestiscono questo insieme di laboratori 3 radiologi, di cui 2 assunti direttamente a tempo indeterminato dall'azienda e 1 assunto con un contratto a partita IVA per 1 anno. Si alternano 2 o 3, quando va bene, infermieri. Tutti noi abbiamo, tenete presente questo quadro, tutti noi abbiamo impattato, credo, con le liste d'attesa per farsi qualche visita. Se noi facciamo richiesta per avere una TAC, molto spesso nell'azienda 6 ci dicono che non c'è posto, di andare verso il privato. È successo a me, è successo a molti altri. Poi quando andiamo a farla nell'azienda pubblica, vediamo che magari siamo in 2, in un'intera giornata siamo 2 persone che fanno una TAC. Quindi l'ospedale di Monselice, in un giorno qualsiasi, l'attacco funziona per 2 persone, 3 persone al massimo, in un'intera giornata. Perché questo? Perché il personale è assolutamente insufficiente e l'azienda utilizza sostanzialmente, oltre ai 3 radiologi, va ad utilizzare medici a gettone, che più di 12 ore non lavorano, prendono 4 volte tanto i medici che sono assunti a tempo indeterminato dall'azienda, e quindi c'è uno sperpero sia di denaro pubblico per impiegare lavoratori esternalizzati sostanzialmente, quindi che arrivano a gettone, che arrivano da cooperative con appalti e subappalti, che tutti noi conosciamo come funzionano, e gli impianti, l'investimento, diciamo, per l'impiantistica è assolutamente sottostimato, e quindi c'è un costo ulteriore, una spesa ulteriore, uno spreco ulteriore di denaro pubblico. Così funziona il sistema ospedaliero oggi in Italia. L'altro ieri c'è stato uno sciopero molto importante, secondo me, perché è la prima volta che sindacati normalmente corporativi, come sono i sindacati dei medici, i sindacati degli infermieri, sono scesi in piazza e hanno fatto uno sciopero importante anche dal punto di vista numerico. Ma quello che io ho trovato importante sono le dichiarazioni che sono state fatte. Per la prima volta rappresentanti dei medici hanno cominciato a parlare delle dimissioni di medici all'interno degli ospedali pubblici. Dimissioni rilevanti, parlavano ieri tra il 2019 e il 2021 di 9.000 medici che si sono dimessi, ma soprattutto questi medici
questa quota enorme di medici che si dimettono dal sistema pubblico non vanno a finire tutti, come potremmo pensare, a lavorare nel sistema privato, dove prendono decisamente di più e lavorano decisamente di meno. Ma una buona parte di questi, ieri parlavano nelle interviste, un 40%, non va a fare più il medico, cambia direttamente lavoro. E questo ci dice che sono talmente nauseati dalla situazione di lavoro, di sfruttamento, di super sfruttamento che esiste oggi nel sistema sanitario pubblico, che cambiano direttamente lavoro. C'è stato recentemente un libro che è stato pubblicato di una ricercatrice veneta, Coin, che parla proprio di queste cose, delle dismissioni, e che riporta molte interviste di medici usciti dal sistema pubblico per non andare nel sistema privato. Questo sciopero è stato importante anche perché per la prima volta abbiamo visto che questi sindacati, che normalmente sono fino a ieri esclusivamente interessati all'interesse di categoria, no, o dei medici o degli infermieri, hanno cominciato a parlare di un sistema sanitario malato che è sostanzialmente ormai al collasso dal punto di vista della concezione pubblica del sistema sanitario. Infatti, se noi pensiamo a qualche anno fa, siamo appena usciti dalla pandemia, siamo usciti dall'emergenza pandemica, ma abbiamo visto anche in questi giorni che il problema esiste ancora, no? Ed è abbastanza rilevante. Siamo usciti da una pandemia in cui il nostro sistema sanitario è andato decisamente al collasso, e solo la tenuta dei medici e degli infermieri del sistema pubblico ha garantito di riuscire ad uscire in qualche modo, nonostante la quantità di morti che ci sono stati, che vanno addossati esclusivamente, tutti quei morti che ci sono stati vanno addossati esclusivamente ai diversi governi che si sono succeduti nel nostro paese, sia governi di centro-sinistra, sia governi di centro-destra, sia governi di destra come quelli attuali, perché è colpa loro se il sistema sanitario non è stato in grado di rispondere alla pandemia. C'erano tutte le notizie a disposizione per potersi adeguare all'impatto che sarebbe arrivato, non lo si è fatto perché l'interesse e la logica che sta dietro il sistema sanitario pubblico è quella della compatibilità economica con il PIL, cioè ogni spesa che va fatta all'interno deve essere conseguente, al profitto e agli interessi privati che ci sono. Il sistema di privatizzazione estrema che c'è stato sul pubblico in questi anni è la causa per cui ci siamo trovati al collasso e in crisi quando è arrivata la pandemia, perché non è possibile che un sistema pubblico in un paese che si dice altamente avanzato non sia in grado di rispondere quantomeno con mascherine e con sistemi di sicurezza per i medici che affrontano i malati da pandemia. Non è possibile che questi malati vengano messi in corridoi o in pronto soccorso insieme ad altri, sono infetti e sono messi insieme ad altri malati con altre patologie. Non è possibile, per dire l'ultima cosa più grave ancora, che poi vengano presi e messi magari nelle case di riposo con gli anziani e far morire come dei cani gli anziani all'interno dei posti delle case di riposo. E non è possibile infine che i medici anestesisti siano costretti a decidere, come è stato, a chi mettere l'intubazione e a chi no, quindi condannare questo e salvare l'altro. Quindi questo è il sistema, un sistema che, per dare proprio due numeri, ha tagliato 37 miliardi negli ultimi anni attraverso il blocco del turnover e tagliando i costi del personale, e che ha portato dal 2010 al 2020, quindi in 10 anni, a perdere 11 aziende ospedaliere, 100 ospedali a gestione diretta,
113 pronto soccorso, di cui 10 pediatrici, e a disattivare 85 unità mobili di rianimazione, a perdere circa 37.000 posti letto, 28.000 dei quali ordinari e quasi 10.000 in day hospital. Quindi c'è stato un taglio enorme, e questo taglio enorme incide enormemente, per ripetermi, incide enormemente sulla speranza di vita, che in Italia è calata drasticamente. Se in Europa ogni posto letto si presume che porti a un aumento del 2% delle mortalità, in Italia questo aumento è stato del 17%, e non è una cosa da poco, insomma, vuol dire morti, tanti morti. Dal 2010 al 2018 in Italia i posti letto per acuti ogni 100 abitanti sono diminuiti dai 4, quasi 5 diciamo, ai 3 attuali, quindi è una riduzione del 18% in solo 8 anni. E questo ha inciso enormemente, ad esempio, sulle altre cure dopo quelle non Covid, quindi cronicità, cure dei tumori e così via. Ci sono stati nel 2020, quando ha impattato l'inizio della pandemia, 1,3 milioni di ricoveri in meno rispetto al 2019, di tutte le forme, non sono state fatte operazioni, non sono state fatte interventi che erano necessari, che sono stati messi da parte. Quindi è una situazione gravissima. Chiudo dicendo, perché i dati sono molti, magari queste relazioni le metteremo nel sito dell'ADL a disposizione di tutti. Chiudo dicendo questo: nella situazione attuale noi abbiamo il fenomeno delle dimissioni, non è una cosa da poco. Le dimissioni non sono, in un paese come l'Italia, avere 2 milioni, quasi 3 milioni di persone che si dimettono da vari posti di lavoro, in particolare lavoro povero, ma anche nella sanità, non è un fenomeno da poco, non ne parla nessuno. Per la prima volta l'abbiamo sentito da alcuni di questi rappresentanti dei medici per quanto riguarda il sistema ospedaliero. Tenete conto che le dimissioni, per esempio in paesi dove molto più grandi del nostro, negli Stati Uniti, sono sui 50 milioni di lavoratori che si dimettono ogni anno da lavori di merda, poveri, super sfruttati, e vanno a fare altre attività oppure non lavorano per i prossimi anni. Sì, chiudo. Le dimissioni sono importanti. L'altra questione grossa quindi è il personale. Bisogna che vengano trovati i soldi per assumere personale. Il PNR non lo prevede, ma prevede solamente missioni che hanno scopi ben diversi. In particolare ci sono delle missioni che riguardano proprio la gestione dei dati ospedalieri, che vengono affidati, guarda caso, non si capisce perché, o meglio si capisce bene, alla Leonardo, che fa tutt'altro, fa praticamente in gran parte, si interessa di armamenti, però gli interessa molto la gestione dei dati che poi verranno passati probabilmente alle grandi assicurazioni. Il sistema sanitario è oggi un grande business per il privato, è un business che vede entrare nel sistema sanitario le grandi multinazionali, ci entrano anche grandi gruppi come la Agnelli, come la San Donato, che acquisiscono altre imprese esterne per entrare in questo grande business. È un processo di privatizzazione molto profondo al quale va data una risposta. Io credo che non bastino gli scioperi e le iniziative del personale all'interno dell'ospedale, ma sia necessario che questo sia un terreno di lotta che ci coinvolge tutti, insomma, a livello generale come società.